Benvenuti e bentornati a tutti ragazzi e ragazze. Beh, sì, YouTube Italia, oggi siamo qui per mettere il nome di una persona speciale nel pozzo degli iscritti. Ecco Ho qui detto di no. il nome di Porca puttana. No, XRX00 nel pozzo, puttanella. ma... Ok ragazzi, questa è la facciata, ho messo il vetro verde così perché ho un mucchio di colorante verde, quindi sì, l'ho usato anche senza, anche se fa cagare al cazzo. Dove ci sono le scale, ho chiuso con della cobblestone ai lati e dei stone brick al centro, quindi in questa maniera semplicissima, perché secondo me ci sta. E appunto poi ho messo tutti i vetri qua. Adesso ho messo uno stack di vetro a cuocere perché il vetro così, se no non mi basta. Ok, così. E penso che userò anche sopra a questo punto, perché a me, allora, il verde cactus fa schifo sempre, però è figo nel vetro. Comunque, quando fai queste costruzioni con tanto legno, ci sta abbastanza. Perché dà un bel contrasto e si intona bene al legno. Forse con uno stack riesco a fare il primo piano. Se non faccio stronzate, ce l'ho fatta a fare il primo piano con uno stack di vetro. Ok, ce l'ho fatta con uno stack di vetro solo. Quindi baciatemi il culo, puttane di merda. Ok, ragazzi. Allora, ho fatto un pezzettino quassù. Poi ho. Ho messo a posto il pavimento perché c'era una luce particolarmente soffusa, ergo buio. E non mi piaceva. Là, intanto c'è una gangbang. GG. Ok, ragazzi, ho messo le barche in questa maniera e ho finito il piano. Cioè, ho finito. Ho iniziato il piano di sopra. Ho messo appunto sti stone brick. Cosa che farò anche qua perché comunque saranno due piani speculari. È un dormitorio, non deve essere un granché. Poi iniziavo a piazzare ovviamente anche i letti. Anzi, più inizio a piazzarlo adesso. Pensavo tipo di mettere un letto così e poi un letto qui, qui no perché magari c'è la cosa. Però se non le metto così i letti non... magari così, poi ne metto uno qua sopra. Potrebbe essere un'idea. Eh sì, potrebbe essere... farò così probabilmente. Adesso boh, il tetto come glielo faccio? Sì, magari glielo faccio il tetto! Il tetto è venuto così, la struttura è abbastanza alta e sottile come volevo farla io. Mi è venuta esattamente come la volevo io, quindi molto slanciata, molto alta. Quindi ho detto un po' così. Quello sarà il dormitorio. Adesso metto a posto un po' l'inventario. Vado a prendere un po' di roba da tenere lì dentro. Anche perché comunque voglio mettere delle casse. Voglio che sia anche utile per chi ci sta dentro. Appunto. Metterò il vetro. Anzi, lo mettiamo adesso il vetro. Va, facciamolo adesso le lastre di vetro. Tanto sta crafting sicuro la tengo dentro. Sicuro come pochi che la tengo qua dentro. Perché voglio che sia comunque ci sia anche dell'utilità. Ecco, non sia solo un posto per dormire. Perché non mi piace avere la gente in casa mia. Ma voglio che abbia anche un'utilità, ecco. Quindi sarà la casa un po' di tutti, ecco, visto che mi dite che sono razzista. Ecco, adesso io accolgo i clandestini del mio mondo. Le risorse, ecco, esatto, sì. Chiamo le navi ONG e faccio entrare i clandestini del mio mondo. Vabbè, perfetto. Poi allora, i letti devo ancora vedere come metterli. Comunque 12 letti bastano e avanzano sul mondo di Minecraft solo. Quindi, GG. Adesso mettiamo il vetro qui. Ok, ne ho ancora 15, mi basta un cazzo, mi basta. E ci sono più pareti di vetro qua, confronto sotto. Comunque, appunto metterò i letti, finiamo di mettere il vetro. E niente, qui toglierò sto coso e metteremo i letti con voi. Ok, adesso sto mettendo, ho messo le glowstone e sto mettendo anche le trapdoor qua. Se poi mi verrà voglia di toglierle, perché non so ancora se le terrò lì, le toglierò tranquillamente. Anche perché i letti. Forse così non. Perché volevo mettere i letti sopra. Cioè, se non mi bastavano per fare tutto. A parte che comunque sono già tanti letti. Perché poi ne metto. Qua mettevo magari delle chest. Non mettevo dei letti lì dalle scale. Mettevo quindi. Usavano 4 letti. Che, Dio santo, per un mondo di Minecraft va più che bene. 4 letti al massimo diventano 8. Mettendo appunto uno sopra anche. Non so se mettermi ancora qua perché poi arriverebbe qua con un solo blocco di distanza uno dall'altro, quindi è un po' così, ecco. Ah, poi ho aggiunto anche dei dettagli sulla fiancata, ovvero quei cobblestone wall l'ho riportati anche in alto e dal tetto. Adesso devo farlo anche dall'altra parte perché non l'ho ancora fatta questa parte qua. Però secondo me ci stava, comunque vedere la parete piatta non era bruttissima, ma ci poteva stare, non era malaccio, quindi poi la riporto anche dall'altra parte. Comunque ci stava bellina, solo un po' buia la parete durante la notte, ma... Non ho molte possibilità di infilare delle torce in giro. Comunque, ho preso sti letti e adesso li metto. Ok, sono tanti. Poi ho notato che avevo ancora del vetro in realtà nell'inventario. E quindi chiuderò le due finestre che mi sono rimaste aperte. I letti li metterò
qui principalmente, così. Lì appunto non so ancora se metterli. Poi non so se metterli qua, magari ne metto uno singolo così, perché c'è la finestra, ma non so ancora se metterli. Per quanto riguarda, allora, i letti, anzitutto devo mettere, per mettere i letti sopra, devo mettere due blocchi così per poter mettere il letto sopra. Quindi così, spero che la pioggia non si senta, non si dovrebbe sentire molto. Però, non si sa mai. Tipo così devo metterli, i letti sopra. Spero si riesca a dormire, nel senso ci sia abbastanza spazio e non spawni proprio dentro la glowstone, se no mi tocca toglierla. Certo, non è tutta sta gran perdita, perché posso spostarla piuttosto che metterla qui, metterla qua al centro. Il silk touch ce l'ho, quindi non è un problema. È solo un po' lungo, perché quelli là hanno tutte le trapdoor, quindi devo smontare le trapdoor e rimetterle di nuovo. Tutto qua. Adesso aspetto che diventi notte e proviamo. Intanto mettiamo, ci sono avanzati due letti e poi ne ho ancora altri nel magazzino. Mettiamo anche sti vetri qua. Appunto, come dicevo, voglio che ci sia anche un magazzino, la zona magazzino magari qua sotto. Oltre ad esserci il porto, magari mettere anche delle fornaci, delle crafting table. Ad esempio la crafting table fuori la sposterò sicuramente dentro, magari mettendola in una zona utile. Ecco, un'altra cosa che volevo fare era questo qua, quindi così. E poi tipo letto a castello in questa maniera, ecco. Secondo me è una cosa davvero abbastanza figa, quindi penso che la farò. Con i letti che si chiudono così, appunto, come letto a castello, sono retto da questa parte. Allora, adesso facciamo la prova. Speriamo di non comparire subito nella torcia di redstone. Subito. Prima cosa, oh, pazzesco, tocca spostarla, oh, evviva, ce l'ho grazie al dio ce l'accetta almeno. Quindi vi metto di nuovo qua, anche qui, stare calmo, mettermi tutte di nuovo i cosi qua, le trapdoor, e GG. Almeno adesso si può dormire nel letto senza problemi di spawnare dentro la torcia. Ok, so adesso metterò un po' le trapdoor e poi sarà finito praticamente, dovrò solo più finire l'arredamento e basta. No, ma sta fornace va ancora. Cioè, io vi dico che è dalle 11 e mezza che è accesa. Cioè, adesso sono le 15 e mezza. Sono, quante sono? 11, 12, 13, 14, 15. Sono 5 ore che gira. Allora, sono andato a prendere dei carpet, perché qua, come vedete, è buissimo. E allora ho detto, vabbè, prendiamo sti carpet. Adesso qui non posso farlo, purtroppo. Cioè, posso partire da qui con i carpet. Sono 45 carpet, bastano quanto voglio. Le torce, praticamente metterò i carpet con le torce sopra, perché per rendere un po' tutto meno buio. Così praticamente metterò tipo due torce qua e poi ci metterò i carpet. E vabbè, adesso qua ci metterò il legno di nuovo qui. E poi ci metterò il carpet sopra. Tipo ogni due metto le torce così, in questa maniera praticamente. E poi faccio di nuovo un altro buco qui. Esatto. E vado avanti fino al fondo. Quindi, se il mio progetto vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere. Se non vi è piaciuto, lasciate dislike. Scrivete perché non vi è piaciuto. Vi ricordo poi inoltre di andare dal mio canale e iscrivervi, mettendo anche le notifiche, altrimenti non vi arrivano le notifiche dei video. E niente, da Mr. T-Best è tutto. Ci si vede al prossimo video. Ciao. Ok ragazzi, siamo qui al tramonto, io c'ho un pochino di mal di gola, quindi vabbè, non importa. Alla fine del video spero che vi sia piaciuta comunque la mia costruzione, sto registrando questo pezzo dopo, quindi sì. E volevo semplicemente mettere sto foglio nel posto degli iscritti, per questo iscritto qua, per questa iscritta. Quindi buttiamo nel pozzo, centrato il perfetto, non ho centrato il pozzo, che figura da merda. Tieni, butta. Ah, centrato il pozzo. Sentite il carrellino che va, ed ecco qua, dovrebbe essere qua il foglio. Ecco qua l'iscritto, spero che tu sia felice e che il tuo foglio sia finito anche qui nel pozzo degli iscritti, di essere affogato anche te nel pozzo degli iscritti insieme agli altri stronzi. Quindi niente, saluto, l'ho già fatto prima, ciao. Ciao, chiudi il video. Cazzo, guarda ancora, scemo, chiudi il video, metti like, chiudi il video.